Buongiorno ragazzi, oggi è lunedì 30 novembre, mi sono svegliata un po' presto e ho deciso di fare un vlog. Ragazzi, sono le 7:15 e sto facendo colazione. Sempre insieme alla mia tazza, non si legge. E insieme alla mia tazza. Quindi, come vi dicevo prima, mi sono svegliata con l'idea di fare un vlog, quindi farò questo vlog. E oggi ho oggi ho inglese, scienze e teoria italiana. Però teoria italiana comprendo, però mi sposti grammatica, non italiano. E poi ho fatto colazione con il mio giubbino, non perché io lo faccio tutti i giorni, ma perché oggi sento particolarmente freddo, forse si chiama lì, e che era dormito un po' di più, sono stata più nel letto, forse per questo motivo. E quindi sento freddo e quindi mi sono messo un attimo giusto per fare colazione. Ora vado a lavarmi la faccia, i denti, e poi vado a prendere il pullman. Ragazzi, sono appena arrivata a scuola e ho preso il pullman, ho già colazione e niente, sto per arrivare la prof, a dopo. Ragazzi, adesso sono le 10 e sto facendo colazione. Mamma ieri, la brava mamma, ha fatto i muffin e adesso andiamo, me lo mangio. La bontà. Ho fatto scienze inglese e adesso abbiamo 3 ore italiano. Sbiancutati ragazzi. Bene ragazzi, adesso è mezzogiorno e stiamo facendo la seconda merenda. Mamma ha fatto anche ieri, mamma ha fatto ieri, ci hanno fatto questa prima e quindi lo mangio. Buonissimo, la bontà. C'è Giorgio che non si vuole far vedere. Ce l'ho fatto. Giorgio! Vabbè. Oggi sarà una lunga giornata, lunghissima. A dopo ragazzi, è suonato, oddio, non è a posto. Sono appena tornata a casa, ho un fiatone infatti perché ora ho salito le scale. Ora sono stanca. Tra poco andiamo, ce la provo a mangiare. Oggi si mangia pasta al forno. La bontà ragazze, la bontà. Che bontà ragazze. Ora sto qui in piedi in camera, fondo del letto, e sto vedendo Uomini e Donne. Sto in piedi perché tra circa 10 minuti devo iniziare a preparare per andare a danza. Oh, andiamo a danza. Ti porterò anche con me a danza. Uomini e Donne, stanno facendo un dibattito. Mi sono cambiata, mi sono messa la tuta appunto per andare a danzare. Cosa di Uomini e Donne, mamma mi sta pregando di vestire e poi si parte. Ecco ragazzi, questa è la sala di danza. Mi piace? Abbiamo fatto una piccola pausa. 6:05, sono appena tornata da danza e ora mi tocca studiare poesia perché domani la prof mi interroga. Poesia, schede di poesia. Si inizia con lo studio. Ragazze, sono le 8 e ancora la cena non è pronta. Stasera mangio la frittata. No, la carne, scusate, stasera mangio la carne. E quindi ho deciso di farvi vedere cosa ho fatto oggi a danza. Allora, scusatemi se sono già in pigiama. Però io ho appena fatto cena, vado a letto che ho sonno.
Cioè, vabbè, metto un po' nel letto, così, e poi vado a dormire perché ho un sonno tremendo. Anche se domani inizio alle 10. Ok, quindi faccio vedere cosa ho fatto a danza. Allora, innanzitutto abbiamo fatto riscaldamento. Anche di qua. Non così, vabbè, non mi ricordo. Sì? Ok, poi abbiamo fatto la corsa per scaldare le gambe. Poi cosa abbiamo fatto? Poi abbiamo fatto gli esercizi per riscaldare le spalle di danza del bebè. Lo vedete? Ok, abbiamo fatto tipo qui. Oppure lo scimmie delle gambe. Poi ci siamo messi anche per terra. Non so se vedete. Ok. Abbiamo fatto prima questi esercizi qui così. Così una gamba. Cioè, aspettate. Così. Poi quell'altra. Fatto così. Poi ci siamo messi a farfalla. Poi ci siamo messi così. Siamo andate giù. Stirare la schiena, insomma, vabbè, queste cose. E poi finalmente abbiamo preso il bastone, perché momentaneamente abbiamo questa canna di bambù perché quest'anno il balletto sarà con il bastone. Allora, innanzitutto si mette la mano qui, ok? Poi prendiamo il bastone e facciamo dei giri. 1 2 3 4 5. Poi un altro esercizio che è qui, mezzo 8 e giro. Guardate, questo si dovrebbe fare. Adesso non mi guardate con il pigiama, ma poi con l'abito di danza è fantastico, ve lo assicuro. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto tipo ce la faccio mettere, la messa ci ha fatto mettere tutte, siamo in 3 e ci ha fatto mettere in fila. E a tempo della musica, che ora però non vi posso far sentire perché la messa non vuole, poi perché non ce l'ho ancora, non è andata. Questi giri anche indietro si possono fare. Poi anche per vedere se ci ricordiamo i nomi, ci ha fatto fare in pratica degli esercizi. Cioè, in pratica ha fatto mettere i muri, in ogni lato dei muri, del muro, scusate, non so più parlare, sono stanchissima. Quindi ci ha fatto mettere io contro gli spogliatoi, mia sorella contro il muro e Sofia, che è, vabbè, l'altra partecipante, contro l'altra parete, che sarebbe poi quella della porta. E perché ci facevo specchio, per cui non ci ha fatto mettere nessuna. E ci ha fatto fare tipo gli esercizi, lo scimmie delle spalle, che è questo. Lo scimmie delle gambe, che è questo, in pratica devi liberare le gambe. Poi ci ha fatto fare il passo incrociato, che è tipo questo, ma con le mani sempre. Ok, poi ci ha fatto fare il cerchio, l'otto che sarebbe. Scusate, non so proprio vedere bene. Insomma, vabbè, fare un 8 con il bacino. Poi ci ha fatto fare il cerchio. Cerchio siamo il bacino. Cerchio il torace. E bisogna cercare di non muovere i piedi. Poi che ci ha fatto fare? Mi ricordo. La cavigliera. La cavigliera. Hey. Poi anche con il bastone l'esercizio è questo, in pratica. Devi mettere la mano qui, fare un giro, poi l'altro passo, in pratica di fare vabbè, insomma, sta roba. Poi dopo abbiamo fatto anche la Bollywood, che sarebbe quella danza indiana, le mani che si mettono così, così. E ci ha fatto fare il balletto, abbiamo iniziato il balletto un po' di tempo fa. Vi faccio vedere qualche mossa, siete curiose? Vi faccio vedere. Tipo così. Non mi ricordo la canzone. Non ho sbagliato! Scusate, sono smemorina.
Allora, si inizia innanzitutto di dietro, però la faccio davanti perché non mi piace stare di dietro. Si inizia così. Poi, ragazzi, sono le 10 10 di lunedì. Il vlog quindi sta per finire. Scusate, ho abbastanza sonno. Anche perché ieri sera sono andata a dormire tardi. Quindi oggi sono stanca. Poi mattina entro anche alle 10, quindi mi sveglio magari un'oretta più tardi. E spero che questa giornata come vi sia piaciuta. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, buonanotte!